jingle bells swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in Jingle Bell Square. In the frosty air. Buonasera, buonasera a tutti, benvenuti a questa nostra prima festa degli auguri, che poi sabato ci sarà invece il pranzo degli auguri e quindi continueremo a queste nostre attività in vista delle prossime festività che ormai ci siamo proprio arrivati anche a queste. Allora, quella di stasera vuole essere un omaggio, quindi auguri a tutti voi, con il coro, quindi il coro che fa questa iniziativa. Il coro l'abbiamo riattivato da 2 mesi, e abbiamo modificato un po' di cose rispetto a prima, perché prima facevamo con l'accompagnamento strumentale, adesso invece cantiamo a cappella, e quindi in 2 mesi cerchiamo di impegnarci, ma qualche difettuccio probabilmente lo sentirete, ecco, quindi ci scuserete perché non siamo ancora da Cappella Sistina, però insomma questa è comunque una bella cappella anche questa cosa, e noi ci accontentiamo comunque di questo. Ecco, qui mi suggerisce qualcuno che questa non è la Cappella Sistina, è la Cappella Sistona, ecco, molto più grande della Cappella Sistina, ecco. Allora, quindi ci sarà una serata dove insieme ai cori accompagneremo anche con delle letture di vario genere che riguardano un po' il Natale, che alcune più crude, più ruvide, che fanno pensare al ruolo della mamma, della donna, altre più natalizie, più dolcinate, vogliamoci tutti bene, comunque abbiamo cercato qualcosa che faccia un pochino riflettere, perché si dice che per Natale siamo tutti più buoni, ma sarebbe l'occasione che fossimo tutti un pochino più buoni tutto l'anno, anziché aspettare Natale. Quindi poi la serata la presenterà Graziano per gli intermezzi che ci saranno. Vado a presentarvi intanto il maestro, che è Bogi Fabio, il nostro nuovo maestro, e poi il nostro coro, quello gli applausi si fanno dopo, o se no facciamogli anche prima, dai, perché se poi un incoraggiamento. Vabbè. I primi 2 pezzi che andiamo a fare sono La Marcia del Palio e Ninna Nanna. Quindi la fede santifica l'onore di te. Vittoria, Siena da dolce idioma,
santa visione, faccia ricorrere stasia, una dolce canzone possa i sogni curare. Buonasera, buonasera a tutti. Io dovrei presentare, così mi ha detto il Presidente, mi ha dato questo incarico di un breve tratto sulle introduzioni alle letture. Dunque, io ora mi sento un po' in colpa perché vedo tutti belli, eleganti. Io non ci pensavo, e pensare che avevo un bel vestitino nuovo da rinnovare e l'ho lasciato nell'armadio. Scusatemi, ma io mi sono presentato in maniera un po' ingenua così, ma penso che mi scusiate. Allora, il primo pezzo in programma è Maria Grazia che legge Eva e il gallo della checca di Alfio Lastrucci, un caro amico che ci ha lasciato abbastanza presto. Parole, che gli posso dire io? Lo sapevo, mi sono illusa per anni che fosse tutta una storia, che l'arcangelo fosse stato un sogno, che la mia parte di mamma non fosse un'illusione. Niente, come una chioccia che cova un ovo che non è suo e che gli piove nel nido, così, per caso. Sto seguendo il corso della storia, ma chi l'ha scritta questa storia? Ma hanno imbrogliato, hanno approfittato della mia ingenuità, della mia inesperienza per affibbiarmi un compito più grosso di me. Io ho sempre detto di sì perché così mi hanno insegnato e così è stato facile. Povera Maria, che giorni ti aspettano. Dovrà assistere impotente, curva sulla tua tragedia, apatia e frignante come una scema. Dio, Padre Eterno, te sei il padre nei cieli, ma io sono la sua mamma in terra, in questa viscida terra. Ma te di lassù, che ne sai delle sofferenze di una mamma, dei nostri pori sentimenti terreni? Te sei padre, Dio, padre onnipotente, e io qui impotente, straziata nel cuore e nella carne, perché lui è il figlio mio, carne della mia carne. Io l'ho partorito, lui a morire in croce e io a vivici in croce. Per la salvezza degli uomini, te sei l'essere perfettissimo. Ci hai creato a tua immagine e somiglianza. E allora ci potevi pensare prima, Dio. Che brutta immagine, Dio. L'uomo non cambierà mai. Ormai che vuoi cambiare, Dio? Ci hai fatto così. E io, di un Cristo Signore morto, non so di che fammene, Dio, vorrei un figlio vivo. Scusami figliolo, ma io sono la tua mamma, soffro, ti vedo scalzo, martoriato sotto il peso della croce, gli spini nella carne, la mia carne che sanguina, la folla inferocita, i ladri, gli assassini trattati meglio di te, e io senza poter fare niente, neanche asciugarti il sudore della fronte. Perché io chi so? Niente, l'hai detto te ora. Io non sono venuto per fare il figlio tuo, donna, ma io sono venuto per fare la tua mamma, non ho vissuto per altro, lo sai te questo? Li vedo di già i seminatori d'odio, vanno a izzare la gente come cani da caccia, gli fa comodo che tu muoia, la tua morte per il suo potere. Che gliene importa a loro di un morto innocente? Sono morti tanti senza colpa. E io qui impotente, vorrei essere un uomo, vorrei avere una spada, ti vorrei difendere, perché una mamma la vuole accettare una cosa del genere, no? Neanche se questa è la volontà di Dio. Ma quel calice che te per un momento allontanerai, io è tanto che ci bevo, figlio mio. Eri piccino e già bevevo fiele pensando a quello che doveva venire. Carne da macello ho cresciuto, meglio se non t'avevo mai partorito.
Brava, grazie. Ecco, vi avevo detto che c'era qualche pezzo un po' duro e quindi che incitava anche alla riflessione, induceva. E devo fare complimenti a Grazia per l'interpretazione di mamma addolorata che ha fatto. Grazie, grazie infinite. Le prossime tre pezzi che andremo a fare sono Margherite, che questa sembra sia dedicata alla regina Margherita, con il solito doppio senso toscano. L'altra era Ero in bottega che lavoravo e mi ricordo che la mia cugina mi ci faceva fare una specie di giochino, perché si cantava Ero in bottega e sempre più veloce fino a che non si sbagliava le mani. Ecco. E Maramao, perché sei morto, che questo non c'è. Mamma non mi manda fuori la sera, sono piccolina e non mi so guardare, i giovanotti fuori di maniera, la mossa con lo schizzo mi fa fare, quando ti vedo te, paradiso mi par di vedere, quando ti vedo là, paradiso mi par di sognare. Un pezzo, un bottoncello d'oro fino, lo sai che l'oro fino mi costa assai, a me la risatella me la fai, impegno questo cuore a chi lo do, oh oh, impegno questo cuore a chi lo do, oh oh, impegno questo cuore a chi lo do, oh oh. Non ti nascondere nel mezzo dei fiori, o bella sconosciuta, dacci le mele, Margherite, Margherite, ce l'hai promessa, daccela o faccela vedere, Margherite, Margherite, ce l'hai promessa, daccela o faccela vedere. E non pensavo di che do, alla prigion di che do, venne un soldato di che do, di polizia di che do, mi porto via di che do, senza ragion di che do, ma io furbone di che do, presi un bastone di che do, e glielo diedi di che do, in quel gruppo di che do. Maramao, perché sei morto, pare di non ti mancava, l'insalata era nell'orto, e una casa bevi tu. Maramao, Maramao, fa gli amici in coro. Maramao, 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 perché sei morto, pane e vino ti mancava, l'insalata era nell'orto, e una casa Ed ora è la volta di Giovanna Ferrara, che legge Atemi il buono. Siamo già in clima natalizio e questo raccontino dimostra che la bontà paga sempre. C'era una volta un signore molto ricco che aveva un figlio.
Questo figlio si chiamava Atem ed era molto buono con i poveri. Li aiutava in ogni modo, dava loro cibo e vestiti e avrebbe dato perfino la vita se fosse stato necessario. Il re di quella terra sentì parlare di quest'uomo così buono e divenne geloso della sua popolarità. Ordinò alle sue guardie di bruciare la casa di Atem e di appendere un cartello nella strada. Chi mi porterà Atem vivo o morto riceverà una ricompensa di 25.000 ducati d'oro. Gli amici di Atem lo avvertirono e gli dissero di abbandonare subito la città. Così, travestito da mendicante, si rifugiò nella foresta. Camminò per miglia e miglia finché trovò una caverna dove poté riposarsi. Si era appena seduto su un tronco e stava riflettendo sulla sua sventura, quando sentì un povero tagliaboschi che, appoggiato ad un albero lì vicino, diceva: «Se trovassi Atem, tutti i miei problemi sarebbero risolti». Atem ebbe pietà del vecchio e gli disse: «Eccomi, sono Atem, portami dal re e riceverai la ricompensa promessa». Il vecchio rimase stupito, ma non seguì il consiglio di Atem, perché non voleva che egli morisse. All'improvviso si sentì un fruscio tra i cespugli e prima che Atem potesse capire di cosa si trattasse, quattro guardie del re lo avevano bloccato. Ogni guardia desiderava per sé l'intera ricompensa e incominciarono a discutere. Ognuna di loro sosteneva di avere trovato Atem per prima. Alla fine lo portarono al palazzo reale, dove il re in persona lo interrogò. Atem disse che l'unica persona che meritava veramente la ricompensa era il povero tagliaboschi, il primo che lo aveva trovato. Il re fu colpito dall'onestà di Atem e scese dal trono per abbracciarlo. Atem divenne ministro del re e il vecchio tagliaboschi ebbe i ducati che gli spettavano. La gioia di una festa è veramente piena solo quando la si condivide. Il racconto di Atem ci vuole ancora una volta far riflettere su quello che Gesù ha detto: c'è più gioia nel donare che nel ricevere. Grazie Giovanna. E ora entriamo un po' nel clima di Siena, facciamo una bella serenata a Siena, appunto il titolo è Serenata a Siena, che illustra benissimo questa nostra bella città che fa innamorare. La seconda è Giovanottino, la giovanetta che si innamora del giovanottino e poi forse si pente di averlo amato. E poi si entra invece nel clima natalizio delle feste. Il primo pezzo è l'ultimo pezzo, il terzo di questa terzina è Buon Natale. Serenata che è fatta
sala di ricordi, di fulgide passioni. Ma non è solo un sogno, non è un'illusione, è Siena che ci chiama, ci invita alla buon Natale ad ogni sposa,
che felice il suo bambino cullerà. Buon Natale, buon Natale a tutto il mondo, a tutti gli uomini di buona volontà. Nel tuo spirito riempi i nostri cuori, la tua pace regnerà. Buon Natale, buon Natale a tutto il mondo, buon Natale, buon Natale, tutto il mondo, tutto il mondo, tutto il mondo canterà. Adesso Graziella Mini ci propone Nazareth, una gustosa scenetta fra un Gesù bambino di 5 anni e un amico un po' birbantello, non a caso si chiama Giuda, che gli distrugge gli animaletti che lui stava facendo con la resa. Un giorno Gesù, appena di 5 anni, sedeva sulla soglia di casa a Nazareth, intento a formare degli uccellini da un blocco di argilla che gli aveva regalato il vasaio di fronte. Sui gradini della casa vicina sedeva un bambino di nome Giuda, tutto graffio e lividure e vestito a brandelli per le continue risse con altri ragazzi di strada. In quel momento era tranquillo, non tormentava nessuno, né si accapigliava con i compagni, ma lavorava anche lui un blocchetto di argilla. A mano che i due bimbi facevano i loro uccellini, li mettevano in cerchio dinanzi a sé. Giuda, che di tratto in tratto guardava furtivo il compagno per vedere se facesse più uccellini di lui e più belli, gettò un grido di meraviglia quando vide che Gesù tingeva i suoi uccellini con un raggio di sole colto dalle pozze d'acqua. Anche lui allora immerse la mano nell'acqua luminosa, ma il raggio di sole non si lasciò pigliare. Filava via dalle sue mani per quanto egli si affaticasse a muovere lesto le dita tozze per acchiapparlo, e ai suoi uccellini non poté dare neppure un pochino di colore. «Aspetta, Giuda!» esclamò Gesù. «Vengo io a colorire i tuoi uccellini!» «No, non devi toccarli! Stanno bene così!» gridò Giuda. Poi, in un impeto d'ira, calcò il piede sui suoi uccellini, riducendoli l'uno dopo l'altro in un ammasso di fango. Quando tutti gli uccellini furono distrutti, si avvicinò a Gesù, che stava raccarezzando i suoi, sfavillanti come pietre preziose. Giuda li osservò un momento in silenzio, poi alzò il piede e ne pestò uno. «Giuda, che fai? Non sa che sono vivi e possono cantare?» Ma Giuda rideva e ne calpestò un altro, e poi un altro e un altro ancora. Gesù si guardò intorno cercando un soccorso. Giuda era lesto, robusto, ed egli non aveva la forza di fermarlo. Guardò la madre, non era lontana. Ma prima che fosse venuta, Giuda avrebbe distrutto tutti gli uccellini. Gli si riempirono gli occhi di lacrime. Quattro erano già ridotti in mota. Ne rimanevano tre ancora. Gesù si struggeva che i suoi uccellini stessero quieti e si lasciassero calpestare senza fuggire alla rovina. Allora batté le mani per destarli e gridò: «Volate, volate!» I suoi uccelletti cominciarono a muovere le ali, le batterono timorosi e poi presero il volo fino all'orlo del tetto, dove si sentirono in salvo. Adesso faremo quattro pezzi invece. La prima sono le 5 e le 6, bollivano i ballotti. Sapete, no? Che i ballotti sono le castagne lesse. Poi un'altra canzone ironica sulla moglie del trippaio, la canzone Firuli, Firulire, Firuliruli, Firulirulera.
Dopo un'altra canzone, anche questa abbastanza ironica, sono tre notti che non dormo, perché pensa al suo galletto. E dopo ritorniamo ancora in fase, in clima natalizio, con Adeste Fidelis. Le cinque, le sei, bollivano i malotti, son belle e cotti, son belle e cotti. Le cinque, le sei, bollivano i malotti, son belle e cotti, venite a mangiare, venite a mangiare una vera cucagna, tutto marrone, tutto marrone, venite a mangiare una vera cucagna, tutto marrone e niente castagna. Le cinque, le sei, bollivano i malotti, son belle e cotti, venite a mangiare. La canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli, la canzon firulirula, la canzone è questa qua. Ventolino faceva il trippaio, gli successe però un gran seguaio, la sua moglie dal cuore eccellente regalava la trippa alla gente. La canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli, la canzon firulirula, la canzone è questa qua. Ventolino ha una moglie da poco, ha una grande paura del fuoco, tant'è vero che pur l'altro ieri l'ha trovata con sette pompieri. La canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli, la canzon firulirula, la canzone è questa qua. La sua moglie è un amante di bosse, Barbara laggiù per le fosse, l'altro giorno bussò un raffreddore e per giunta era tutta un dolore. La canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli firulirulera, la canzon firuliruli, la canzon firulirula, la canzone è questa qua. Tre notti che non dormo, lalla, penso sempre al mio galletto, lalla, l'ho perduto, lalla, poveretto, lalla, non lo posso più trovare. Ho girato l'Inghilterra, lalla, e poi tutta la Germania, lalla, poi la Francia, lalla, poi la Spagna, lalla, non lo posso più alle penne rosse e nere, lalla, alla cresta rubiconda, lalla, frizza l'occhio, lalla, sbatte l'ali, lalla, e poi fa chi chi chi. A
voi donne, io lo dico lalla, se per caso lo trovate lalla, con bel garbo lalla, lo prendete lalla, lo portate qui da me. Alle ali inargentate lalla, e la coda ben dosata lalla, su bel collo lalla, slarga il becco lalla, e poi fa chi chi. Enza La Manna e Alberto Fieraccini presentano adesso È Natale. Si tratta di un racconto di un giornalista che viene inviato in un paesino sperduto per vedere se trova, magari facendo l'intervista anche al parroco, il vecchio Natale, il Natale di altri tempi, quel Natale che forse abbiamo vissuto tutti. Vi ricordate quando il Natale si chiamava il ceppo? Dove vai per il ceppo? Cosa fai per il ceppo? E Natale era il ceppo. Ma vi ricordate la bellezza di quando si apriva il panforte con quella carta stagnola? Noi ragazzi avevamo anche trovato il fatto che con la carta stagnola si faceva il piombo, ma questi erano altri tempi. E il presepio io me lo ricordo, si faceva attaccando le figurine sul compensato e poi con il traforo si faceva il presepio, e allora non è che si andava a comprarlo, non c'erano molti soldi. E poi una cosa, il gioco del panforte. Ecco, io direi al presidente, perché qualche volta non si fa, si ripete il gioco del panforte, era così bello. E poi una cosa che mi ricordo sempre veramente, la letterina di Natale, la letterina di Natale al babbo, con quella carta particolare, crespina, tutta a rilievo, quando il padre sollevava il piatto e trovava la letterina. Noi naturalmente ci mettevamo sempre, saremmo stati molto buoni, se poi sotto si trovava qualche soldino e si stava ancora più buoni. Ma bando alle chiacchiere, adesso sentiamo questo racconto di questo giornalista alla ricerca del vero Natale. Roberto Landi avanzava con passo svelto lungo una viuzza acciottolata, piuttosto stretta e silenziosa. Aveva sollevato il babero del cappotto e lo teneva stretto con la mano destra per ripararsi dal vento pungente e gelido che quella sera sembrava avesse scelto il suo stesso tragitto. Il cappello, ben calcato fino agli occhi, contribuiva a renderlo una figura anonima nella penombra. «In che razza di posto mi ha mandato?» brontolò indispettito, quando una raffica improvvisa e più forte delle altre gli fece volare via il cappello. Lo raccolse e lo calcò con più vigore, piegando la testa in direzione del vento e trattenendolo con la mano sinistra. È inutile lamentarsi, me la sono cercata io. In effetti, quando il direttore aveva chiesto chi avrebbe voluto recarsi in quel paesino per scrivere l'ultimo articolo sulle tradizioni natalizie, tra lo stupore dei colleghi, si era offerto volontario. D'altra parte,
nessuno si era fatto avanti, comprensibilmente. «Proprio tu, Landi?» gli aveva chiesto il direttore con un sorrisetto sulle labbra, ben conoscendo la sua avversione per quel genere di cose. Il Natale era per lui solo una grande truffa, ormai priva di significato. Nessuno avrebbe rinunciato volentieri a festeggiamenti in famiglia, di certo non la vigilia di Natale. Ma lui, Roberto Landi, ammirato dalle colleghe e invidiato dai colleghi, cosa lo aspettava a casa? Casa! Sbottò chiudendosi ancora più nel bavero. Anche lui si rendeva conto che una stanza d'albergo non poteva considerarsi una casa, anche se tante volte si era vantato della sua libertà con i colleghi. Bella vita davvero, ma quella sera era una sera speciale e non avrebbe trovato nessuno a tenergli compagnia, perciò era meglio lavorare. Se il direttore si aspetta un articolo melenso come quelli scritti dai miei colleghi, avrà una bella sorpresa. Sapeva già cosa avrebbe trovato nella chiesetta che lo aspettava in fondo a quella galleria del vento. Uno dei mille insignificanti presepi, tutto luci e stelline. Magari uno di quelli con il giorno e la notte che si alternano, cercando di ricreare la vita dove questa non c'è più da 2000 anni. O addirittura un presepe moderno, dove al posto delle pecore ci sono gli automobili, edifici in cemento, strade asfaltate. Ma le sue considerazioni si interruppero bruscamente, perché inciampò in un ciottolo sporgente che gli fece perdere l'equilibrio. Prima di alzarsi, si permise di imprecare a voce alta. Tanto in quel deserto nessuno l'avrebbe udito. Si spolverò il cappotto e cercò invano il cappello che sembrava essersi dissolto. Al diavolo il cappello! Concluse irritato, rimettendosi in cammino. Fece gli ultimi metri di corsa e spinse con forza una pesante porta di legno. Tirò un sospiro di sollievo, ma fu subito colpito dal forte odore di incenso, di cera e di umidità. Erano molti anni che non metteva piede in una chiesa e un inaspettato senso di disagio contribuì a renderlo ancora più inquieto. Una luce, solo un po' meno fioca di quella delle candele che ardevano ovunque, si accese presso un altare laterale. È il presepio. Sarà meglio che mi sbrighi. Non voglio rimanere oltre in questo posto. E devo anche cercare il parroco per l'intervista. Era ormai all'altezza dell'altare laterale, quando le luci, dopo aver traballate per qualche istante, si spensero del tutto. Scarse capacità tecnologiche, ironizzò avanzando ancora. Ah, non è un presepio moderno. Bene, questi oggetti devono essere vecchi almeno come le panche. Ma la luce della chiesa era troppo fioca e poté distinguere solo le sagome nere dei personaggi. Erano piuttosto grandi e disposti nelle pose più strane. Forza, un po' di luce, chiese in un bisbiglio, ma la luce non venne. Spero che vorrai scusarmi, disse poco dopo, ma senza nessuna ironia, al Cristo benedicente, quando prese una delle candele che ardevano presso l'altare maggiore. Tornò quindi rapidamente al presepe, proteggendo la piccola fiamma con una mano. Ed eccomi qua. Il personaggio più vicino fu illuminato di rosso. La statuetta era piuttosto grossa ed intagliata nel legno. Era stata dipinta con cura e rappresentava un uomo di una certa età, con la faccia rugosa e una folta barba bianca. Reggeva una lanterna per illuminare la strada e gridava qualcosa di incomprensibile nonostante tenesse una mano attorno alla bocca per farsi sentire meglio. Non c'è nessuno ad ascoltarti e la tua luce non splende. Non affaticarti oltre e lascia che siano gli altri a preoccuparsi delle cose del mondo. Più in là trovò una donna con un grande cesto sulla testa, all'interno del quale vi erano dei pani e dei pesci. Cara signora, probabilmente non sa nemmeno tu dove andare. Cammina e dopo tanti anni sei ancora qua, con i tuoi pani e i tuoi pesci, alla ricerca di una meta. Forse il vecchio è tuo padre e non vedendoti tornare è uscito alla tua ricerca nel buio della notte. Per un attimo ebbe la tentazione di spostare la statuetta della donna perché potesse finalmente ricongiungersi con il padre, ma si trattenne.
Un'altra donna era china presso la fonte e attingeva con un secchio. Una serie di pieghe sulla fronte e la smorfia sul volto non lasciavano dubbi sulla fatica a cui si stava sottoponendo. Non può fare altrimenti, lo so. Se avessi potuto scegliere, avresti sicuramente voluto nascere in una famiglia agiata, dove altri avrebbero preso l'acqua per te. Ma così ha voluto la sorte. Ed ora ti tocca sollevare quel secchio che non riuscirai mai a riempire del tutto. Più staccati, due uomini discutevano animatamente. Calma, signori, mettetevi finalmente d'accordo. Ma sapete da quanto tempo siete via a contrattare? Sono sicuro che avete cose più importanti da fare e a casa qualcheduno vi aspetta. Ma devo essere diventato matto, disse a voce alta, interrompendo il flusso dei suoi pensieri, quando una goccia di cera bollente gli cadde dolorosamente sul dorso della mano. Si massaggiò con vigore e fece per spegnere la candela ridotta ormai a un mozzicone. Ma la fiammella illuminò per un istante un angolo che altrimenti difficilmente avrebbe potuto vedere. E in quell'angolo un'immagine comparve per sparire nuovamente nel buio del presepe. «E tu chi sei?» chiese ad un bambino. Era piccolo, molto più piccolo rispetto alle altre statuine, quasi sproporzionato. Se ne stava rannicchiato dietro a un masso, risultando quasi invisibile. Lo sguardo era perso nel vuoto ed un lungo bastone da pastore giaceva sui piedi. Anche i suoi abiti rendevano chiaro il suo mestiere, ma non vi erano né pecore e né capre vicino a lui. Roberto diresse la luce tutto intorno, ma il gregge più vicino si trovava in un'altra zona del grande presepe ed era accudito da tre pastori che sembravano sapessero il fatto loro. Dove sono le tue bestie? Le ho perse. Come hai fatto a perderle? Un canto. Ho sentito un canto dolce e inaspettato. Anzi, era un coro di voci così belle che mi sono fermato ad ascoltare. Sarei rimasto lì tutta la notte se non mi fossi accorto che le mie pecore erano scappate. Le ho cercate dappertutto, te lo giuro, ma inutilmente. E allora mi sono nascosto dietro questa pietra. O perché non chiami qualcuno dei tuoi ad aiutarti? Piuttosto che tornare a casa, rimango qui per sempre. Bah, se vuoi posso darti una mano io. Faresti questo per me? Perché? Ho tutto il tempo che voglio e nessuno che mi aspetta. Non hai figli? No. Nemmeno una moglie? Ne ho tante, avrebbe voluto replicare, ma tante significava nessuna. E così gli rispose. No, non ce l'ho. Allora sei proprio solo. Ma che impertinenza, non era solo Roberto Landi, aveva tanti amici e conosceva un sacco di persone. Il suo cellulare squillava in continuazione, quando lo desiderava trovava sempre qualcuno che gli tenesse compagnia. E se proprio gli andava male, c'era sempre un buon libro o un buon film. In questo momento ho te, gli rispose con un filo di voce. Poi mosse la candela verso la parte destra del presepe. Si era accorto infatti che nonostante la loro immobilità, tutte le statuine erano rivolte verso quella direzione, attratte da un richiamo al quale non si poteva non rispondere. Lì c'è sicuramente la capanna. In effetti i personaggi divennero sempre più numerosi. Trovò un falegname, un arrotino, un venditore di olive, una lavandaia con un cesto sulla testa, un uomo in groppa a un asino, una signora anziana tutta curva. Ah, eccola! Esclamò quando la candela gli mostrò una stalla con un bue e un asino all'interno. In un angolo vicino a una mangiatoia vuota, le statuine di Maria e Giuseppe erano già in adorazione, come ormai facevano da chissà quanti anni. Intanto aveva illuminato un angelo vestito di azzurro che dall'alto della capanna osservava la gente arrivare. Cosa cerchi? Un gregge disperso. Sei un pastore? No, ma ne conosco uno. Guarda di fianco alla stalla. Quattro pecore gonfie di lana se ne stavano beatamente sdraiati ai bordi della capanna. Le illuminò, ma il loro sguardo sembrava dire: guai se osi toccarci, qui siamo a casa nostra. Roberto Landi tornò dal bambino.
e senza pensarci troppo lo sollevò dal suo nascondiglio e lo portò con delicatezza fino alla capanna. Lo sistemò tra le sue pecore e gli parve, con soddisfazione, che l'espressione triste fosse scomparsa dal suo volto. Il pastorello aveva ritrovato il suo gregge e Roberto Landi aveva riscoperto qualcosa che pensava di aver perso per sempre. Ha ragione lei, signore. Il posto di quella statuina è proprio quello lì, fra le sue pecore. Qualcuno sbadatamente deve averlo dimenticato altrove. Quella voce inattesa lo fece girare di scatto, sorpreso. Devo averla spaventata, mi scusi, ma pensavo che mi avesse sentito arrivare. Io sono il parroco. Il giornalista si guardò ancora attorno, smarrito. La chiesa non era più vuota, ma numerose persone erano già sedute sulle panche. Sono qui in attesa della messa di mezzanotte, gli spiegò il sacerdote, avendo colto lo stupore nel suo sguardo. Intanto le luci del presepe si erano accese, restituendo alle statuine la loro statica immobilità. Lei è venuto per quell'articolo sul nostro vecchio presepio, vero? Roberto Landi si sentì pervare da un senso di sollievo. Spense la candela e finalmente rispose sorridendo. Non più. Stasera è Natale anche per me. Bene, bravi, complimenti. Così ci hanno consentito anche di riprendere fiato con questo bel racconto, anche se un po' lungo, ma molto bello. Adesso faremo due pezzi. Quando ero piccino, che si va in contrada, si spera di vincere, ma non si vince. Si sa qualcosa, vero? E poi, ancora nel clima natalizio, Astro del Cielo. Piccino, nel rione andavo a giocare, mi diceva il ninetto vien grande, mi diceva il ninetto vien grande. Quando ero piccino, nel rione andavo a giocare, mi diceva il ninetto vien grande, la contrada vincerà. Sono passati tanti anni, la contrada non vince più, anche i merli del palazzo, anche i merli del palazzo. Sono passati tanti anni, la contrada non vince più, anche i merli del palazzo ce lo fanno più. Grazie.
E ora imposto la voce e faccio il presentatore serio. Ecco a voi una coppia che già l'anno scorso ha avuto un bel successo nei racconti di Natale di Dickens. E vi presento subito, ecco a voi Isotta Manganelli e Graziano Brogi. Il piccolo Esopo Matusalemme ed Elio Gabalo, detto Gabalo, erano due ragazzi poveri della città. Avevano sempre vissuto dalla nascita nel collegio dei ragazzi poveri. Sai che domani è Natale? Chiese Gabalo un giorno che tutti e due stavano spalando la neve all'ingresso dell'istituto. Ah, davvero? Rispose Matusalemme. Spero proprio che la signora Pincur non se ne accorga. Diventa particolarmente antipatica nei giorni di festa. L'antipatica signora Pincum era la direttrice dell'istituto dei poveri ed era temuta da tutti. Matusalemme proseguì. Gabalo, tu credi che Babbo Natale ci sia davvero? Certo che c'è! E allora perché non viene mai qui alla casa dei poveri? Beh, rispose Gabalo, noi stiamo in una strada tutte curve. Lo sai o no? Forse Babbo Natale non riesce a trovarla. Gabalo cercava sempre di mostrare a Matusalemme il lato bello delle cose, anche quando non c'era. Proprio in quel momento un'automobile investì un povero cane che cadde riverso sulla neve. Gabalo corse subito in suo aiuto e vide che aveva una zampa rotta. Fece una stecca e fasciò strettamente la zampa del cane. Gabalo lesse sul collare che il cane apparteneva al dottor Carruthers, un medico famoso nella città. Lo prese in braccio e si avviò verso la casa del dottore. Il dottore aveva una gran barba bianca, lo accolse con un sorriso e gli chiese chi aveva immobilizzato e steccato così bene la zampa del cane. Perbacco, io, signore, rispose Gabalo, e gli raccontò di tutti gli altri animali ammalati che aveva guarito. Ma sei un ragazzo davvero in gamba, gli disse alla fine il dottor Carruthers guardandolo negli occhi. Ma ti piacerebbe venire a vivere da me e studiare per diventare dottore? Gabalo rimase senza parole. Andare lontano dalla signora Pichum e non essere più uno della casa dei poveri, diventare un dottore? Oh, oh, sì, signore. Oh, improvvisamente la gioia svanì dai suoi occhi. Se Gabalo se ne andava, chi si sarebbe preso cura del piccolo Esopo Matusalemme? Io vi ringrazio, signore, ma non posso venire, signore. E prima che il dottore scorgesse le sue lacrime, corse fuori dalla casa. Quella sera il dottor Carruthers si presentò all'istituto con le braccia cariche di pacchetti. Quando Matusalemme lo vide, cominciò a gridare: «È arrivato Babbo Natale!» Il dottore scoppiò a ridere e mentre consegnava al ragazzo un pacchetto da vivaci colori, notò che zoppicava e gli fece alcune domande. Dopo un attimo il dottor Carruthers disse: «Conosco un ospedale in città dove potrebbero guarirti. Hai parenti o amici?» «Oh sì», rispose subito Matusalemme, «ho Gabalo». Il dottore lanciò uno sguardo penetrante a Gabalo. «Ah, ma è per lui che non ha voluto venire a stare da me, figliuolo!» «Beh, io sono tutto quello che lui possiede», rispose Gabalo. Il dottore, profondamente commosso, disse: «E se prendessi anche Matusalemme con noi?» Questa volta a Gabalo non importò che tutti vedessero le sue lacrime e Matusalemme si mise a battere le mani dalla gioia. Naturalmente non sapeva che sarebbe guarito e che Gabalo un giorno sarebbe diventato un chirurgo famoso. Tutto quello che sapeva era che Babbo Natale aveva trovato la strada per la casa dei poveri e che lo portava via con Gabalo. Brava Isotta, sei fortissima! È sempre forte Isotta! Brava, non c'è bisogno di parole per fare complimenti a Isotta, non bastano le parole. Bene, un raccontino che ci ha portato un po' di commozione ed anche un po' di realtà, perché purtroppo case dei poveri ce ne sono tante e stanno aumentando, e quindi
E quindi è un argomento su cui bisogna un attimino un po' tutti meditare ed essere un po' tutti meno egoisti e un po' più altruisti. Adesso faremo ancora un tripletto di canzoni. Il Bovaro, questa è che si esalta la vita del Bovaro che va nella campagna e poi sentirà e trova anche l'amante. Il cielo è una coperta ricamata, quindi un'altra bella serenata a Siena. E poi ancora in clima natalizio, Bianco Natale. Oh, com'è bello il mestier del bovaro, si monta in carro in campagna, si va, si va, si va. Si monta in carro in campagna, si va, si monta in carro in campagna, si va. Si va in campagna e si cerca l'amante, sotto alle piante all'amore si va. Si fa, si fa, sotto alle piante all'amore si fa, sotto alle piante all'amore si fa. Si fa l'amore con le pastorelle, giovani e belle che infiammano il cuore, il cuore, il cuore, giovani e belle che infiammano il cuore. Giovani e belle che infiammano il cuore, col cuor contento un bicchier di buon vino, fuggi ogni pena e ti metti a cantar, 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 fuggi ogni pena e ti metti a cantar, fuggi ogni pena e ti metti a cantar. Si canta il sole alla gioia, alla vita, si canta il mondo alla donna, all'amore, amore, amore. Si canta il mondo alla donna, all'amore. Si canta il mondo alla donna, all'amore. Gracias.
era un controcanto. Sì. Volta di Primo Boschi con Natale al fronte, una commovente storia appunto durante la guerra. Era il 1917. Uno dei terribili anni della Prima Guerra Mondiale. Sulle trincee spirava un vento gelido e c'era tanta neve. I soldati si muovevano cauti. La notte era senza luna, ma serena, e tutti avevano paura di incontrare delle pattuglie nemiche, perché il nemico era lì, davanti a loro. Ad un tratto un caporale disse sottovoce: «È nato!» E fece un altro senza afferrare l'allusione. Deve essere la mezzanotte passata, per Bacco. La notte di Natale. Al mio paese mia moglie e mia madre saranno già in chiesa. Un altro compagno osservò: guardate là, c'è una grotta. Andiamo dentro un momento, saremo riparati dal vento. Entrarono nella grotta e il più giovane del gruppo si tolse l'elmetto. Si sfilò il passamontagna e si inginocchiò in un cantuccio. Il caporale rimase all'entrata e voltò le spalle all'interno con fare superiore, ma era perché aveva gli occhi pieni di lacrime. Il più vecchio del gruppo si tolse i guantoni, raccolse un po' di terra umida e, manipolandola qualche minuto, le diede la forma approssimativa di un bambinello da presepio. Poi fazzoletto nell'elmetto del compagno e vi depose il Gesù bambino. Si scorgeva appena una fioca luce delle stelle riflessa dalla neve. Il caporale, trascurando ogni prudenza, tolse di tasca un mozzicone di candela, l'accese e la pose vicino all'insolita culla. Poi sottovoce uno cominciò a recitare: «Padre nostro che sei nei cieli». Tutti continuarono e avevano il cuore grosso da far male. Il raccoglimento durò ancora dopo la preghiera. Nessuno voleva spezzare l'atmosfera che si era creata. Improvvisamente alle loro spalle una voce disse:
Fräulein Wanke, buon Natale. Una pattuglia austriaca li aveva colti alla sprovvista. Con le armi puntate stavano all'imboccatura della grotta. Mentre i soldati scattavano in piedi, la voce ripeté con dolcezza: buon Natale. I nemici abbassarono le armi e guardarono la povera culla. Erano tre giovani e avevano bisogno anche loro di un po' di presepio, anche se povero. Si guardarono confusi, poi si segnarono e cominciarono a cantare Still Night, la bella melodia natalizia che tutti conoscevano. Tutti si unirono al coro, anche se si cantava in lingue diverse. Poi, quando si spense l'ultima nota del canto, il caporale si avvicinò a uno dei giovani nemici e gli tese la mano, che l'altro strinse con calore. Tutti fecero altrettanto, augurandosi il buon Natale. Poi uno degli austriaci trasse da dentro il pastrano una piccola scarpina da neonato. Doveva essere quella del suo bambino e se la teneva sul cuore. E dopo averla baciata, la depose accanto al bambino Gesù, rimanendo per alcuni attimi in preghiera. Poi si voltò di scatto e, seguito dai compagni, si allontanò voltando le spalle, senza timore, e scomparve nella notte di quel gelido Natale di guerra. Ancora un altro pezzo toccante, benissimo interpretato da Primo. E purtroppo le guerre ci sono ancora, quindi non siamo ancora maturi abbastanza da poterne fare a meno. Adesso andiamo con altri due pezzi. Senesina, quindi è una serenata, una bella ragazza di Siena, e poi dopo il Natale c'è anche il buon anno, e quindi noi vi auguriamo anche buon anno poi con la prossima canzone. Siena città di sogni e di chimere, c'è una ragazza bella come un fiore, si chiama Pia, quel pallido languore, quegli occhi belli li fa intravedere, o se ne si la faccia di alberone. E tutta Siena ascolta la canzone che dice al mondo è tutta una pazzia, lascia da parte la malinconia. O bella Pia, perché io sogno sempre di te, in questa notte serena tu sei la più bella di Siena per me. Siena di notte per le vecchie strade, quanta dolcezza l'anima intravede, ed ogni bocca un'altra si concede, mentre si canta in tutte le contrade. O se ne si la faccia di alberone, vola col vento a te la mia canzone, vola più in alto delle torri altere, fa sventolare tutte le bandiere. O bella Pia, perché io sogno sempre di te, in questa notte serena tu sei la più bella di Siena per me. In questa notte stellata la mia serenata la dedico a te. No,
Pierluigi Montesi e il sottoscritto propongono una storiella, proprio un raccontino molto breve, I regali nello sgabuzzino. Questo racconto, pur essendo molto breve, ha una morale e ci fa pensare che non sono i regali che di fronte alle persone si possono proporre, ma sono l'affetto e l'amore. Forma strepitosa, elegantissimo. È il postino. È il postino che suona sempre due volte. I regali nello sgabuzzino. Il postino suonò due volte. Mancavano 5 giorni a Natale. Aveva fra le braccia un grosso pacco avvolto in carta preziosamente disegnata e legato con nastri dorati. «Avanti!» disse una voce dall'interno. Il postino entrò. Era una casa malandata. Si trovò in una stanza piena d'ombre e di polvere. Seduto in una poltrona c'era un vecchio. «Signore, guardi che stupendo pacco di Natale!» disse allegramente il postino. «Grazie, lo metta pure per terra!» disse il vecchio con la voce più triste che mai. Non c'è amore dentro. Il postino rimase imbambolato con il grosso pacco in mano. Sentiva benissimo che il pacco era pieno di cose buone e quel vecchio non aveva certo l'aria di spassarsela male. Allora, perché era così triste? Ma signore, non dovrebbe fare un po' di festa a questo magnifico regalo? Non posso. Non posso proprio, disse il vecchio con le lacrime agli occhi, e raccontò al postino la storia della figlia che si era sposata nella città vicina ed era diventata ricca. Tutti gli anni gli mandava un pacco per Natale con un bigliettino da tua figlia Luisa e marito. Mai un augurio personale, una visita, un invito, vieni a passare il Natale con noi. Venga a vedere, aggiunse il vecchio e si alzò stancamente. Il postino lo seguì fino ad uno sgabuzzino. Il vecchio aprì la porta. Ma, fece il postino, lo sgabuzzino traboccava di regali natalizi. Erano tutti quelli dei Natali precedenti, intatti, con la loro preziosa carta e i nastri luccicanti. Ma non li ha neanche aperti? Esclamò il postino allibito. No, disse mestamente il vecchio, non c'è amore dentro.
mi sembrava strano non fare una gaffa. La fa Carlo Conti, lo fa Frizzi e lo fa anch'io. Adesso tocca a Emilia. La quale Emilia? Che cosa ci propone Emilia? Non lo so ormai, non riesco a trovarla. I tre agnellini, oh, è bellina questa, vai, vai Emilia. Lassù sulle montagne del Tirolo c'era un piccolo villaggio dove tutti sapevano scolpire santi e madonne con grande abilità, ma giunse il tempo in cui non ci furono più ordinazioni per le loro belle statuine religiose. Un pomeriggio dritte, uno dei magistrati intagliatori, entrando nella sua bottega, trovò un fanciullo biondo che giocava con le statuine del presepio. Dritte gli disse, con fare un po' burbero, che le statuine del presepio non erano giocattoli. Il bambino rispose, a Gesù non importa, lui lo sa che non ho giocattoli per giocare. Maestro Dritte, commosso, gli promise un agnellino di legno con la testa che si muoveva. Vienilo a prendere domani pomeriggio. Però strano che non ti abbia mai visto. O dove abiti? Là, rispose il fanciullo indicando vagamente l'alto. Il giorno dopo, prima di mezzogiorno, l'agnellino era belle pronto. Era bello da sembrare vivo. A un tratto si affacciò alla porta della bottega di Dritte una giovane zingara con un bambino in braccio. Il bambino, appena vide l'agnellino, protese le braccine e l'afferrò. Quando glielo vollero togliere di mano, si mise a piangere, disperato. Dritte, che non aveva nulla da dare alla povera donna, disse sospirando, ma tienilo pure, intaglierò un altro agnellino. Nel pomeriggio, tardi, Dritte aveva appena terminato il secondo agnellino quando Pino, un povero orfanello, venne a salutarlo. Oh, che meraviglioso agnello, disse. Posso averlo per piacere? Sì, tienilo pure. Io ne rintaglierò un altro. E così fece. Ma il bambino da capelli d'oro non ritornò e l'agnellino rimase abbandonato sullo scaffale della bottega. La situazione del villaggio continuava a peggiorare e Dritte cominciò a intagliare giocattoli per i bambini del villaggio per far loro dimenticare la fame. Un giorno un mercante di passaggio si offrì di comperare tutti i giocattoli che Dritte riusciva ad intagliare. Dritte rifiutò di intagliare i giocattoli per denaro. Sono alla locanda, disse il commerciante, in caso che cambiate idea. La piccola Marta era molto malata e Dritte, per farla sorridere, le regalò l'agnellino che aveva conservato sullo scaffale della sua bottega. Mentre tornava dalla casa di Marta, incontrò il bambino da capelli d'oro. Ho tenuto l'agnellino fino ad oggi, ma tu non sei venuto, ne farò subito un altro. Non ho bisogno di un altro agnellino, disse il fanciullo scuotendo il capo. Quelli che hai donato al piccolo zingaro, a Pino e a Marta, li hai donati anche a me. Fare un giocattolo può servire alla gloria di Dio,
quanto intagliare un santo. Un attimo dopo il fanciullo era scomparso. Quella notte, dritte, si recò alla locanda. «Costruirò giocattoli per voi», disse. «Allora avete cambiato idea?» sussurrò il mercante. «No», rispose dritte, con gli occhi scintillanti, «ma ho ricevuto un segno da Dio». Brava Emilia. Grazie. Perché sappiamo Emilia è molto riservata e vincere la sua riservatezza è un bel sacrificio. Lo vediamo. E adesso ci avviamo verso un finale. Non sono le ultime due canzoni che cantiamo, ma siamo ora, si rimane nel clima festivo, nel clima natalizio. Facciamo Veglia al Bambino di Gesù e poi un'altra canzone che non è natalizia ma comunque si attanaglia benissimo al clima, che è Fiocca la neve. Fiocca
Vai Gigi, va bene. Gigi vai, tocca a te. Gigi. Gigi. Allora, Giuliana Forciatti è sottoscritto dopo essersi scossa la neve, vero Giuliana? Sì. Vi proponiamo la storia del tronchetto. Ogni sera, quando il padre di Nellina rientrava dal bosco, scuoteva la neve dagli stivali e brontolava. Oh là là, che caldo fa qui! E sembra un forno. Guarda Nellina, i vetri delle finestre sono tutti appannati. E poi sempre questo odore di dolci, creme bruciacchiate. Toh, guarda tua madre, coperta di farina dalla testa ai piedi. Che idea ho avuto di sposare una fornaia. Naturalmente la mamma di Nellina non era contenta. I suoi occhi brillavano di collera. Gridava: che cosa? I dolci bruciacchiati, io? I miei panettoni sono farciti, sono i migliori del mondo. E poi io faccio le cose con le mie mani. Tu, grand'uomo, cosa fai? Demolire i poveri alberi non hanno fatto niente? Guardalo, Nellina. È tutto coperto di segatura, dalla testa ai piedi. Nellina ne aveva abbastanza di questi litigi. Si arrotolava le trecce bionde forte forte intorno alle orecchie e non sentiva più niente. Ma il papà continuava a gridare: questa sedia è tutta appiccicosa, è ancora la tua crema. E la mamma urlava: ma quale crema? È la resina dei tuoi maledetti alberi. Spacci da tutte le parti la spicci. Quella sera Nellina piangeva nel suo lettino. Amava tanto il papà e la mamma, ma ora esageravano. Fra due giorni era Natale e loro non avevano ancora nessuno sforzo per andare d'accordo e passare una bella festa insieme. Il papà si è rifiutato di dipingere l'insegna della pasticceria. La mamma non aveva voluto rammendare il gilet del babbo. I grossi lacrimoni di Nellina bagnavano tutta la sua bambola preferita. Il giorno dopo Nellina raccontò tutto al suo cugino Gianni. Ma non serve a niente piangere, le disse Gianni. E devi fare qualcosa. I tuoi genitori ti vogliono bene, ma prepara tu la festa. Fabbrica un regalino, addobba la casa e Natale sarà una festa fantastica. Nellina allora tornò di corsa a casa. Aprì le finestre, spazzò fuori la farina e la segatura. Pulì e lucidò, decorò la casa con rametti di agrifoglio e carta crespa. Aggiustò il gilet del papà. Stirò il nastro della mamma che si annodava nei capelli. Poi disse: e adesso preparo una bella sorpresa. Almeno a Natale non litigheranno. E mentre mamma e babbo erano al lavoro, Nellina preparò la sua sorpresa, ridendo da sola. Quando il padre rientrò, non riuscì a trattenere un fischio di sorpresa. Oh là là, che bella casa! E il mio gilet riparato per Natale. E la mamma a sua volta, la casa addobbata. Il mio nastro lavato e stirato. Che meraviglia! Il giorno di Natale andarono alla messa tutti insieme e poi tornarono per il pranzo. Al momento del dolce, Nellina portò la sua sorpresa. Mamma e papà aggrottarono le sopracciglia. La mamma domandò: che cos'è questo tronco d'albero con la corteccia tutta scura e un po' di neve? È disgustoso. Il papà annusò e disse: ma sa di biscotti, cioccolato e zucchero in polvere? Oh, è disgustoso. E poi tutto d'un colpo la mamma scoppò a ridere e disse: è un dolce, è per me, grazie Nellina. E il papà scoppiò a ridere anche lui: è un tronchetto d'albero, è per me, grazie, grazie tante Nellina. E Nellina felice gridò: è di tutte e tre, lasciatelo un pochino a me, eh. Ecco, sono storie, anche questa è una storia abbastanza consueta. Ci sono nelle famiglie divergenze, dissidie, purtroppo a bambini non fa piacere, purtroppo anche non tutte si finiscono
in bellezza come questo, e quella cronaca nera ne racconta tante, molto, molto peggio. E andiamo avanti con i nostri due ultimi pezzi, poi dopo ci sarà ancora una bellissima lettura e poi vi trattenetevi perché avremo un aperitivo con un brindisi, così per chiudere in bellezza questa serata. Siamo quindi ancora in clima tutto natalizio, Tu scendi dalle stelle e Jingle Bell. Scendi dalle stelle, o re del cielo, e vieni in una grotta fredda al gelo, e vieni in una grotta fredda al gelo, o bambino mio divino. O Dio beato, hai quanto ti costò l'aver chiamato, hai quanto ti costò l'aver chiamato. Padre che sei del mondo, il creatore, mancano pane e fuoco, mio Signore, mancano pane e fuoco, mio Signore. Caro eletto, parco eletto, quanta è questa povertà, più mi innamoro già che ti fece amor, povero ancora, già che ti fece amor, povero ancora. Ding dong da, ding dong da, ding dong, ding dong da, suona allegro campanile Natale in ogni cuore. Ding dong da, che felicità! Oggi è nato il buon Gesù tra le rete vien giù. La regna al polo nord, scampanellando va, le stelle porterà a tutti i bimbi buoni e dalle Alpi al mare. I bimbi di qua giù aspettano quei doni che regala il buon Gesù. Din don da, din don da, din don, din don da. Il Natale cambierà, tutti buoni renderà. Din don da, din don da, che felicità! Oggi è nato il buon Gesù tra le rete ben giù. Bravi che vien giù. Ed ora abbiamo un finale veramente col botto. Guido Melosi e Isotta Manganelli, perché suonarono le campane. C'era una volta in una grande città una chiesa davvero splendida. Dall'ingresso principale si riusciva a malapena a scorgere l'altare di pietra che si trovava all'altro capo.
di fianco alla chiesa si levava un campanile, simile a una torre, così alto nel cielo che la punta si distingueva soltanto quando il tempo era molto limpido. Lassù nella torre vi erano delle campane che si diceva fossero le più belle e le più sonore del mondo, ma nessun essere vivente le aveva mai sentite. Erano le campane speciali di Natale. Potevano far udire i loro rintocchi solo la notte di Natale e, per di più, soltanto quando fosse stato deposto sull'altare il più grande e il più bel dono al bambin Gesù. Purtroppo, da molti anni non si era avuta un'offerta così splendida da meritare il suono delle grandi campane. Tuttavia, ogni vigilia di Natale la gente si affollava davanti all'altare portando doni, cercando di superarsi gli uni gli altri, gareggiando nell'escogitare offerte sempre più straordinarie. Nonostante la chiesa fosse affollata e la funzione splendida, lassù nella torre di pietra si udiva soltanto il fischiare del vento. In un villaggio abbastanza lontano dalla città viveva un ragazzo di nome Pedro insieme al suo fratellino. Essi avevano sentito parlare delle famose offerte della vigilia di Natale e per tutto l'anno avevano fatto progetti per assistere alla grande e sfarzosa cerimonia per la messa di mezzanotte. Il mattino precedente, il giorno di Natale, all'alba, mentre cadevano i primi fiocchi di neve, Pedro e il fratellino si misero in cammino. Al calar della notte avevano già quasi raggiunto la porta della città, quando per terra davanti a loro scorsero una povera donna che era caduta nella neve, troppo stanca e malata per cercare rifugio da qualche parte. Pedro si inginocchiò cercando di alzarla, ma non vi riuscì. «Non ce la faccio, fratellino», disse Pedro. «È troppo pesante. Devi proseguire da solo». «Io? Da solo?» esclamò il fratellino. «Ma allora tu non ci sarai alla funzione di Natale?» «Non posso fare altrimenti», disse Pedro. «Guarda questa povera donna. Il suo viso è simile a quello della Madonna nella finestra della cappella. Morirà di freddo se l'abbandoniamo». «Sono andati tutti in chiesa, ma io starò qui e mi prenderò cura di lei fino alla fine della messa. Allora tu potrai condurre qui qualcuno che l'aiuti». «Ah, fratellino, prendi questa monetina d'argento e deponila sull'altare. È la mia offerta per il bambino Gesù. Su ora, corri!» E mentre il bambino si avviava verso la chiesa, Pedro sbatté gli occhi per trattenere le lacrime di delusione che gli rigavano le guance. Poi passò un braccio dietro al capo della povera donna, che si lamentava debolmente, e cercò di sorriderle. «Coraggio, signora! Tra poco arriverà qualcuno!» Nella grande chiesa, la funzione di quella vigilia di Natale fu più splendida che mai. L'organo suonò e i fedeli cantarono e, alla fine della funzione, poveri e ricchi avanzarono orgogliosamente verso l'altare per offrire i loro doni. A poco sull'altare si accumularono oggetti splendidi d'oro, d'argento e d'avorio intarsiato, dolci elaborati nei modi più impensati, stoffe dipinte e broccati. Ultimo, in un gran fuscio di seta e tintinnar di spade, il re del paese percorse la navata. Portava in mano la corona regale, tempestata di pietre preziose che mandavano barbagli di luce tutto intorno. Un fremito di eccitazione scosse la folla. «Senza dubbio questa volta si sentiranno suonare le campane a festa», mormoravano tutti. Il re depose sull'altare la splendida corona. La chiesa piombò in un silenzio profondo. Tutti trattennero il respiro con le orecchie tese per ascoltare il suono delle campane. Ma soltanto il solito freddo vento sibilò sul campanile. I fedeli scossero la testa increduli. Qualcuno cominciò a dubitare che quelle strane campane avessero mai suonato.
Forse si sono bloccate per sempre, sosteneva qualcun altro. La processione era terminata e il coro stava per iniziare l'inno di chiusura, quando all'improvviso l'organista smise di suonare paralizzato, perché d'un tratto dalla cima della torre si era levato il dolce suono delle campane, un suono ora alto ora basso, che fluttuava nell'aria riempendola di festosa sonorità. Era il suono più angelico e piacevole che si fosse mai udito. La folla restò un attimo eccitata e silenziosa. Poi, tutti insieme, si alzarono volgendo gli occhi all'altare per vedere quale meraviglioso dono aveva finalmente risvegliato le campane dal loro lungo silenzio. Ma non videro altro che la figura di Fratellino, che silenziosamente era scivolato lungo la navata per deporre sull'altare la monetina d'argento di Pedro. Natale a tutti. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bell swing and jingle bells ring. Snowing and blowing up bushes of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. A jingle bells chime and jingle bell time. Dancing and prancing in jingle bell square. In the frosty air. Riding in a one-horse sleigh. Giddy up, jingle horse, pick up your feet. A jingle around the clock. Mix and a mingle in the jingling beat. That's the jingle bell rock. Jingle bell rock, jingle bell chime in, jingle bell time. Snowing and blowing are bushels of fun. Now the jingle hop has begun. Jingle bell, jingle bell, jingle bell rock. Jingle bells chime in, jingle bell time. Dancing and prancing.